Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Come sto facendo da un periodo a questa parte in ogni video, volevo prima di tutto ringraziarvi davvero tantissimo perché sotto l'ultimo video, se ricordate, l'ultimo tutorial che se non avete visto vi lascio qua da qualche parte, vi avevo chiesto se riuscivamo ad arrivare a 500 mi piace. Ragazzi, è successa una cosa impressionante perché la sera stessa eravamo già a 1200 e adesso siamo quasi a 2000, davvero non me lo sarei mai aspettato, quindi grazie mille ancora a tutti voi. Spero che appunto quell'effetto vi sia piaciuto e vi sia stato utile per stupire magari i vostri amici. Che quindi siate riusciti a impararlo. Detto questo, ragazzi, vi esorto ancora una volta a entrare nel mio canale di Telegram, che è appunto un canale in cui farò anche dei sondaggi, per esempio su che video portare settimana per settimana. Quindi, secondo me, è molto utile esserci in quanto sarete proprio voi a potermi magari dare dei consigli o darmi le vostre opinioni su che video vorreste vedere grazie a questi sondaggi che farò. Il link appunto per entrare nel canale di Telegram lo troverete in descrizione. Vi aspetto in numerosi. Se invece, ragazzi, volete scrivermi in privato, volete chiedermi dei consigli, volete chiedermi qualche aiuto, appunto qualche consiglio su qualche effetto o qualsiasi cosa, potete contattarmi su Instagram. Mi chiamo sbardo95, come vedete qui, lo stesso nome che ho su YouTube, e rispondo sempre a tutti, quindi se volete chiedermi qualcosa, appunto, aspetto il vostro messaggio. Detto questo, ragazzi, parliamo invece del video di oggi, quindi di che cosa vedrete oggi. Quest'oggi vedrete appunto la performance di un effetto, secondo me, davvero bellissimo, e spero quindi che vi piaccia, ragazzi. Non è detto che non vi porterò il tutorial di questo effetto, fatemi capire se vi piace, insomma, se vorreste il tutorial lasciando tanti mi piace sotto questo video. Io non voglio perdermi troppo in parole come faccio sempre, e quindi niente, vi lascio prima la performance, noi ci vediamo dopo. Bella. Perfetto ragazzi, eccoci al tavolo, per mostrarvi l'effetto che vi ho anticipato. Siamo qui con mio fratello perché ci serve l'utilizzo di uno spettatore che è essenziale per questo effetto. Incominciamo da una situazione di mazzo completamente mescolata. Per farlo, guarda, ti chiedo di aiutarmi a mescolare tu stesso le carte. Cerca di non distruggere con la tua americana di classe. Non la faccio. Comunque sia, l'importante è che il mazzo sia in una situazione completamente di disordine, diciamo. Ok, posso fare anche un'americana. Perfetto, sei d'accordo che il mazzo hai mescolato anche tu stesso. Adesso io taglierò il mazzo circa a metà e scorrerò le carte. Tu mi dici stop quando vuoi, io le lascio cadere. Quando tu vuoi, mi fermi. Top. Questa la vuoi che la butto o la tengo? Butta. Butto? Sicuro? Perfetto. Ora metterò un po' di carte sul tavolo, circa, penso che sì, così andrà benissimo. Ora tocca una carta, quella che vuoi, e tienici il dito sopra. Alla carta che tocchi ci tieni il dito sopra. Perfetto, tieni il dito, io vado a rimettere tutte le altre carte così in questo modo sul mazzo, visibilmente, e ti chiedo di guardare di nascosto, anzi, prima facciamo così, prendo il mazzo, lascia pure la tua carta qui davanti, prendo il mazzo e butta giù un tot di carte quante vuoi sul tavolo, vai, posso vedere anch'io naturalmente. Ah, se vuoi puoi prendere anche dal centro, dal fondo, è indifferente, completamente indifferente. Poi anche mischia pure le carte, quando vuoi ti fermi. Quando... Mischia? Sì, mischia e buttane giù altre, quando vuoi ti fermi. Quando vuoi, basta. Perfetto. Quindi queste sono le carte che tu hai deciso di buttare giù, metti pure il mazzo dall'altra parte. Ora ti chiedo di guardare il valore della carta che hai toccato e di farlo vedere in telecamera. Io mi giro per non vedere. Quando hai fatto la ricopri sul tavolo. Fatto. Perfetto, ora a seconda del valore crei tanti mazzetti, per esempio se è il 5 crei 5 pile di mazzetti e le continui fino a quando non hai terminato le carte che tu stesso, sì esatto, hai deciso di prendere. Perfetto, vai. Incomincio ad intuire che la tua carta fosse un 2. Sì. Come hai fatto? Continua pure fino a quando non hai concluso. Ok. Perfetto, quindi tu hai creato due pile di mazzetti, sì. Giusto? Ora, per la prima volta, vai a rivelare quella che è la tua carta, che loro naturalmente hanno già visto. La carta scelta è un 2 di quadri, voi l'avete già visto in precedenza. Ma non sarebbe una coincidenza incredibile che in cima a questo mazzetto che tu stesso hai creato con una carta random ci fosse un secondo 2, il 2 di cuori? Ma non sarebbe ancora più incredibile se in cima a questo mazzetto che tu hai creato sempre random ci fosse uno degli altri due, il 2 di fiori, giusto? Però questa è una coincidenza, ma non ancora incredibile. E l'altro? Se non ti dicessi che nella scatoletta delle carte, sul tavolo, dall'inizio dell'effetto, c'è sempre stata una carta ed era il quarto ed ultimo 2 che va a creare il poker. Assurdo.
Perfetto ragazzi, la performance dell'effetto l'avete già vista giunti a questo punto del video. Io spero davvero che vi sia piaciuta, secondo me è un effetto davvero molto bello, e fatemi capire appunto se vi è piaciuto lasciando un bel pollice in su. Per quelli che fossero interessati al mazzo utilizzato appunto in questo effetto, è un Fontaine Black, quindi ve lo dico perché molto spesso nei commenti mi chiedete che mazzo hai utilizzato nella performance, ve lo dico subito, è un Fontaine Black, però è abbastanza raro da trovare questo, però comunque sia, se lo trovate ve lo consiglio perché è davvero molto molto bello. Ottimo ragazzi, detto questo direi che il video è giunto ormai al termine. Io spero che l'effetto che vi ho mostrato quest'oggi vi sia piaciuto. Se è così, davvero vi invito a lasciare un pollice in su sotto questo video, un bel commento, perché mi piace davvero tanto leggere i vostri commenti e cerco di rispondere quasi a tutti. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!